Salve, mi chiamo Barbara Mazzola e sono l'insegnante di propedeutica dell'Accademia Armonica di Cesole. Oggi voglio spiegarvi un po' che cos'è la propedeutica e a cosa serve. Molto spesso i genitori ne sentono parlare ma non sanno bene a cosa si riferisce quando si usa il termine propedeutica. Dovete sapere che la propedeutica è quella disciplina che permette al bambino dai 0 a 6 anni di venire a contatto col mondo della musica. Tutti voi sapete che i bambini fin da piccolissimi hanno un'innata predisposizione per la musica. Lo vedete perché appena sentono la musica sorridono, c'è chi si muove, inizia a ballare, chi produce suoni con la voce come se volesse cantare. Quindi lo scopo della propedeutica è tirar fuori questa potenzialità innata per trasformarla in una forma di comunicazione. Cosa vuol dire? I bambini così piccoli hanno il loro modo di comunicare, ovviamente, di farsi capire, però molto spesso non hanno questa facilità nel dimostrare gli stati d'animo. La musica, e quindi di conseguenza la propedeutica, aiuta il bambino a tirar fuori le emozioni e ad esprimerle attraverso appunto il suono, il movimento e tutto ciò che fa musica. In più dovete sapere che i bambini attraverso la propedeutica imparano ad ascoltare, e un bambino che sa ascoltare sarà poi un adulto che è in grado di farsi ascoltare. La propedeutica si basa ovviamente su dei giochi strutturati, e a questo proposito voglio farvene vedere uno molto corto e semplice, preso da un libro strutturato che io utilizzo molto e per me è molto valido, che è Musichiamo, che è un percorso di educazione musicale dei bambini dai 2 ai 4 anni. Le autrici sono Fulvia Rinzonico e Marcella Oddi. La casa editrice Edizioni Lapis. Questo è un libro ricco di figure, di immagini, di storie e di giochini strutturati che sono fondamentali per entrare nel mondo della propedeutica. Quello che vi faccio vedere oggi è un gioco sulla dinamica, termine difficile che in realtà è la base della musica, ovvero la differenza tra lento e veloce, tra un suono, quindi una musica, un suono lungo, un suono corto, e la differenza tra la musica lenta e la musica veloce. Per un bambino la cosa non è facile, ma se noi abbiniamo a questa caratteristica del suono il movimento, vedrete che il bambino, senza accorgersene, imparerà a riconoscere e a utilizzare questo tipo di qualità del suono. Vedete che qua con me ho il signor elefante? Insieme a lui il signor topolino ci aiuteranno a capire queste due diverse qualità del suono, che sembrano tanto difficili, ma sotto forma di gioco non lo saranno più. Il signor elefante ovviamente è un animale grande, grosso e pesante, lo abbiniamo alla musica lenta. Il signor topolino invece è un animale piccolo che si muove veloce e di conseguenza lo abbiniamo alla musica veloce. Quando sentiremo con i vostri bambini la musica lenta, faremo finta di essere degli elefanti che si muovono nella stanza lentamente, pesanti, che picchiano i piedi per terra. Quando invece sentiamo la musica veloce, muoviamo come se fosse un topolino, o per terra a quattro zampe o in piedi. Potete scegliere anche musiche diverse. Io adesso vi farò sentire le musiche che hanno usato le autrici del libro per farvi capire com'è strutturata l'attività, ma voi potete tranquillamente utilizzare, anzi, è una buona attività in questo momento che siete costretti a stare in casa con i vostri figli e immagino che non sapete più cosa fargli fare per divertirsi. Potete approfittarne e scegliere delle musiche che sono nella vostra quotidianità, oppure dire a loro proprio: ascoltiamo queste musiche qua, ma secondo te è lento o veloce? Prova a muoverti e vedrete che saranno loro stessi a capire lentamente la differenza. Quindi o usate le musiche strutturate o le musiche che vi inventate con voi. Potete anche cantare, eh? Cantate una musica lenta e una musica veloce. Una canzoncina che conoscete tutti la cantate una volta lenta e una volta veloce. Sarà divertente con loro proprio utilizzare la voce e il movimento assieme. Proviamo a vedere com'è il gioco. Allora, abbiamo detto che ci sono prima, ve lo dico già, il signor elefante e poi il signor topolino. Sentirete la differenza. Farò sentire solo una piccola parte di musica, però è già fondamentale per farvi capire come poter strutturare l'attività. Siamo pronti? Brano numero 3. Elefanti e topolini. L'elefante è pesante, si muove lentamente. Thank you.
come due musiche semplici, ma che sono ben chiara la differenza tra lento e veloce. Vi ho già detto che potete utilizzare le musiche che ascoltate normalmente con i bambini, o addirittura cercare proprio su internet, cercare tra i vari CD che avete a casa con loro delle musiche che possono andare bene per questa attività. Come vi ho detto, Fulvio Arizzonico e Marcella Oddi hanno strutturato con questo tipo di musiche, ma voi potete approfittare di tutto quello che avete a disposizione a casa in questo momento. Spero di essere stata esaustiva e di avervi fatto capire un po' quali sono le attività che si possono fare in un corso di propedeutica. Se siete interessati a scrivere i vostri bimbi, vi aspetto all'Accademia per poter chiarire tutti i vostri dubbi e poter essere a vostra disposizione per poter far divertire i vostri bimbi attraverso la musica. Grazie.